Alcuni compositori hanno scritto musiche che evocavano colori, anche se nessuno sa quanti di loro fossero effettivamente. Ad esempio, nel suo apocalittico quartetto per la fine dei tempi, il compositore francese Olivier Messiaen inserì quello che chiamò cascata di accordi blu e arancione. Fu ispirato a comporre musiche colorate dopo aver visto vivide immagini delle vetrate colorate di una cattedrale. Anche il compositore russo Alexander Scribian diede alla prova di sentirsi nell'opera Prometeo, il poema del fuoco, utilizzando un organo a colori che pare ispirò il pezzo. Invece di riprodurre i suoni, nell'auditorium l'organo emetteva luci colorate alle note che venivano fatte corrispondere dei colori. Scribbia costruì l'organo per comunicare i colori che sentiva quando ascoltava musica. Alla fine del pezzo l'organo produceva una luce bianca così intensa da dar fastidio agli occhi. Un ricercatore inglese, Christopher Fritt, ha utilizzato le più moderne tecniche di scansione cerebrale per studiare l'attività cerebrale dei sinestè parola colore per tentare di capire il mistero che alcune persone di gustare le forme, vedere i sapori e sentire i colori. Sono le prove di una cosiddetta realtà paranormale, secondo alcuni. Secondo lo studioso, diverse aree del cervello vengono attivate nella sintestesia della parola colore. Quando il sinesteta sente una parola, la sua attività cerebrale è differente da quella dei non sinestesi. E questo avviene proprio a causa delle informazioni in più sul colore. Come funziona il cervello dei non sinestesi? Quando pensiamo ai colori, ad esempio, non sappiamo, dato che nessuno ha fatto l'esperimento, però i ricercatori hanno mostrato a soggetti normali immagini bianco e nero ed oggetti colorati, come per esempio le banane ed altra frutta colorata. Quando poi è stato chiesto di dire il nome del colore dell'oggetto, si è visto che il tracciato delle loro attività cerebrali erano simile a quelle dei sinesteti. Perché pochi scienziati hanno ancora studiato bene l'argomento, continua lo studioso. Ma grazie alle sempre più moderne tecnologie, che ci forniscono sofisticate immagini dello stesso cervello analizzato, il professor Ferit si è convinto che la sinestesia non siano solo frutto di immaginazioni, no, così si pensava fino a qualche tempo fa. O meglio, rettifica, ci sono ancora scienziati che lo pensano tutt'oggi, però sull'argomento la scienza sembra essere aperta. Come sulla sinestesia, cioè la capacità di vedere un suono, ad esempio, o sentire un colore. Tali capacità sarebbero per lo più inconsce e molti artisti l'hanno utilizzata, a quanto pare.